Presidente, insomma, un anno di governo. Ma capito? Non sembra che sia passato solo un anno, vero? Di più. Quanti anni sembrano essere passati? 20, 30, 35. Cosa pensa del suo lavoro? Non è quello che io speravo, per carità. Ma quanti sono gli italiani che in Italia fanno il lavoro che sognavano? Ma è vero che il lavoro dei suoi sogni è fare il citofono? Esatto. E come suonerebbe se fosse un citofono? Ci fa una piccola dimostrazione? Blin blon! Impianti in questo primo anno di governo? No, zero. Ma è vero che in quest'anno ha progettato un ponte per unire la foresta di Pufflandia all'Italia? Sì. E perché vuole arrivare a Pufflandia? Per aiutare anche i puffi a entrare in Parlamento. E i lavori leggo che verranno gestiti da grande puffo in persona, sulla cui saggezza confidiamo. Ministro, ha studiato in quest'anno di governo? Sì. Come si chiama quell'oggetto che le ho appoggiato sulla scrivania? È un li? Un li? Libro. Libro. Ma lei sa leggere? Poco. Almeno sa scrivere? Lei lo sa. E che ne so, me lo dica lei, ha difficoltà a scrivere? Io vi sfido qui a fare la lettera H maiuscola e la lettera F maiuscola. Non stampatello, maiuscola. Presidente, a un anno di distanza, me lo riesce a dire io sono antifascista? No, non lo dico. Regia, allora mi servono le altre domande qui, altrimenti vado a braccio, eh? Posso correggerla? In che senso? Guai a essere così bloccato. Oh, no, mica voglio far saluto romano, eh. Mi sembrava che non ci fossero problemi. No, invece ce ne sono e come? Penso che le cose si possano risolvere. Ma no, ma non ce la faccio proprio. Guarda, se c'è qualcuno che ce la può fare in Italia, è lei. Ministro, un anno impegnativo per lei. Come ci si sente ad essere indagata per falso in bilancio e bancarotta? Ministro, ci dica qualcosa almeno. Posso solo dire che sarò a Ischia dopo domani, il 29? Certo, se le fa piacere lo può comunicare direttamente ai nostri telefoni. Ministro? Ministro? Ah, è proprio scappata? E va bene, un anno di noi finisce qui, appuntamento, all'anno prossimo.